Allora, voglio dire, eccoci qui su Tenderscrolls 3 Morrowind, il nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci siamo lasciati con un saccaccio di missioni per la gilda, sì, per la gilda, per la grande casata del Bagni e per la casata Lalu. Ora, quindi, parliamo con lei per quanto riguarda il commercio d'ebano della tribù Zainib. E dice: grazie, l'impero deve comprare tutto l'ebano dalla casata Lalu. Prendi questi 1000 drachi, sono una quota dei futuri profitti della casata. E ora parliamo di nuovo di affari. Una nave naufragata sulla costa di Azura l'anno scorso. Ah, una nave naufragata sulla costa di Azura l'anno scorso. Ho bisogno che qualcuno mi trovi il relitto della Preludio. La nave stava cercando di stava cercando di attraccare un molo segreto. Probabilmente sarà difficile scoprire dove sia. Credo che sia naufragata su un'isola est di Balfell. È che io non ci sono mai andato a Balfell. E sinceramente, non ricordo nemmeno cosa sia. Comincia da là, dirigiti a est e cerca sulle isole che trovi lungo il viaggio. C'è la possibilità che si trovi su due o tre isole di Balfell. La nave portava un wakizashi da Edrico quando è affondata. Portami quel wakizashi. Puoi tenere qualsiasi altra cosa che trovi laggiù. Ok, si può fare tutto sommato. Quindi Balfell è qui. Ma che cazzo è Balfell? Vi giuro, ma non me lo ricordo minimamente. Che cazzo è Ald Sota? Perché ci sono tutti questi nuovi strati che io non conosco? Mi sento una testa di cazzo. Gli ho detto che devo smetterla. Vabbè, signori, ci rivediamo. Non so se andare prima a Balfello o direttamente a consegnare la missione a Telvos. Ora lo scoprirete. Signori, rieccoci qui. Allora, siamo arrivati a Balfell. E a quanto pare è una rovina da Edrica. Tra l'altro Ald Sota ci sono passato ed era anch'essa una rovina da Edrica. Quindi direi di dargli un'occhiata perché sembra abbastanza grande dal momento che occupa due caselle. Credo sia l'unica se non la foca. Ehi, ciao. Petto nudo. Now, here's one who can hold her own. How are you? Abarth. Sono Abarth il Selvaggio, barbaro e mercenario della grande casata Telvanni. Che cazzo ci fanno i Selvanni qui? Ah! Hey, care to talk? You're a welcome Dente break from the azzurro. locals. Blu tutt! Che poi, a parte di scherzo, non so se conoscete la storia di Blu tutt, ma appunto anche dell'app Blu tutt. Quando fu fatta per il fatto che riusciva a collegare così tanti dispositivi insieme, fu chiamata Bluetooth, in onore appunto del re della Scandinavia che riuscì a unire tutte le popolazioni della Scandinavia sotto un unico impero. E infatti proprio il simbolo di Bluetooth assomiglia a una runa ed infatti è proprio la runa di Re Bluetooth. Infatti quella di regola si legge Bluetooth, che è appunto dente azzurro. Perché, quanto vuole le leggende, era un re che andava ghiotto di frutta di bosco, per questo dente This is a azzurro. grand day. Greetings. E comunque non capisco perché qui è pieno di Telvanni. Che io ricordo di qui non ci sono nemmeno vere e proprie missioni. Cioè, perlomeno, nulla che ti porta a Balfell. Infatti non me la ricordo minimamente. Non che io, per l'amor del cielo, sia un pozzo di memoria, scienza e tutto. Però una struttura simile me la sarei ricordata. Per me nemmeno lì ci sono cultisti, i soliti cultisti che vengono ammaliati dalla personalità e non ti attaccano subito. No, 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 questi sono proprio affermano di far parte della casata del bagno. Sempre se non mi stanno mentendo, ma non avrebbe senso perché dovresti dire che appartieni alla casata del bagno. Al massimo di che appartieni alla casata, non lo so. Qualche altra casata, ma non i Telvanni. I Telvanni sono più odiati. Io, se mi devo fingere qualcuno, mi fingerei tutto, ma non un membro della casata Telvanni.
Ultimi consigli. Piccolo segreto. That's how I Boh. like. Proviamo a entrare. È enorme, effettivamente. Questo è quello che mi piace. No, momento, 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 momento. Porca puttana, voi potete tornare indietro e leggere cosa avete, cosa c'era scritto, io no. Lì ci sono tre persone. Qui un povero scampo morto. Poverino. Quasi quasi mi dispiace. Che poi Belfel significherebbe città di pietra, e questo me lo ricordo perché ho letto in uno dei libri, tipo in libro Respira l'acqua. Era una grande città in realtà, che però poi è stata abbandonata ed è caduta in I see the disuso. slams. I see you have great Welcome in understanding. free, have Welcome. Gilda dei Maghi. Da quando è la Gilda dei Maghi e la Gilda dei Guerrieri dei Telvanni collabora? Boh. Comunque. A quanto pare loro hanno assediato la zona e hanno vinto. Ma prima di andare all'Innershire, andiamo a vedere qui. E in origine doveva essere una torre Aldmeri. Una torre d'esplorazione Aldmeri dei primi coloni, insomma. Solo che, ripeto, è strano. Cioè, Telvanni che... Ora mi sento più a casa. Beh, insomma. Sì, tutta una rovina, l'unico ostacolo è un famelico. Tra l'altro questo era già morto. Così che porto nell'Innershire. Sarebbe il complesso centrale. Solo che ripeto, è strano. Quello è un'altra un'acca. E inizia a ballare. L'altro non è che è fatto male, perché quando lo colpisci e alza le manine è tutto bello. Parte quella musica anni 2000, quel tunz 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 parapara tunz. Questo è solo per i veri truzzi, signori miei, che poi... Ragazzi, perché alcune terminologie belle e fantastiche come truzzo sono sparite dalla circolazione? Fateci caso. Per il pubblico troppo giovane da ricordarsi, da non ricordarsi o non sapere proprio cos'è truzzo... Sarebbero quelle persone che vestono eccessivamente filmato, si tingono eccessivamente i capelli. Che cazzo sta succedendo? Vi siete seriamente barricati là Welcome, dietro? friend. Are you the one I've heard talk about? Seriamente? Che voi sembrate tutto tranne della cazzo della Gilda dei Maghi, come cazzo siete armati? E un cazzo di Deadroot vi aveva imprigionato, cioè che poi voi avete avuto la pazienza di costruirvi tutta quella cazzo di barricata e non di uccidermi. Seriamente. Ok. Ora possiamo andare al centro della... Santuario. E qui dove si va? Outer Shire, cioè l'altro sito. Ah, quindi è stato convertito in un tempio di Shogoroth. Shogoroth è bello venerato ultimamente. A parte gli scherzi, vedo sempre tante persone, cioè vedo un bel po' di... rovine. Certo, voi non le avete viste perché non vi porto a esplorarle. Questo è unico. Questo è come se unico. Ok. Va bene. Stivale di 10 passi. No, cazzo. Lasciamo. Quanto cazzo pesano? Quanto porco Giuda pesano sti stivali? 60, armatura pesante 266. Vabbè, basta dire, cazzo, quasi sono meglio dei nostri. Peccato che poi noi siamo dei cazzo di argoniani di merda.
Però non sembra un'armatura pesante. Però mo che cazzo ti lascio giù? Bella domanda. Buttiamo il master. Tutto l'alcol inutile che abbiamo. C'è poi alcol inutile. In realtà sarebbe stato molto ma molto meno utile. Cioè molto ma molto più utile, per dire la verità. E boh, non abbiamo più un cazzo da lasciare. Perché ogni volta mi trovo sempre nella stessa merda, mi chiedo io. Ti lascio questi. Ok, 4,99, perfetto. Tutto è perfettamente equilibrato, ma manco per un cazzo in realtà, perché dovremmo ritornare a casa a svuotarci. Assolutamente. E anche perché se dobbiamo prendere il coso da Edrico, sicuramente sarà pesantissimo. E se è pesantissimo, noi non possiamo trasportarlo. E qui dove si va? West Wing, da dove eravamo venuti, sì. Quindi est-west. Questa è l'entrata centrale. Sì, appunto. Quindi, secondo le mie teorie, sarebbe una rovina edrica che è stata attaccata per recuperare questi stivali di 10 passi. Però è stata, diciamo, è stata presa d'assedio dalle gilde dei maghi e dai Telvanni, sicuramente in accordo, dubito che siano in disaccordo su questa roba. Peccato che non sia andata così bene, cioè magari stavano ancora tentando di espugnarla, non ho idea, perché non c'è nessuna missione che ti porta a fare qualcosa qui. Quindi signori, un momento. Rieccoci qui signori. Allora, se mi sentite con la voce più viva è semplicemente perché ho fatto un piccolo riposino, quindi ora mi sento più sveglio e prestante. Comunque, ho scaricato a casa, come avete già, ho trovato altra roba. Però vicino l'isola di Balfell, per intenderci questa sarebbe l'isola di Balfell accanto, c'è questa piccola ma grande caverna. No, in realtà è piccola, però ha qualcosa di utile. E ora ve lo faccio vedere, perché questo me lo ricordavo. Infatti appena l'ho vista sono entrato, ho detto vabbè, non è nemmeno senso che registro. Ho visto questo bellissimo Atronach, i cristalli, ho detto ah, qua me lo ricordo. Voi fateci caso, a Morrowind appena vedete una qualsiasi forma di caverna diversa dal solito, contiene qualcosa di unico. Ora, e per esattezza non mi ricordo cosa conteneva di unico questo. Però lo vediamo insieme, insomma. Chiave vecchia, oro, salto, ristoro, levitazione. Levitazione ci serve perché ho visto già una cosa che mi interessa di qua. Appunto. Allora, saliamo. Dai. Bam. Ah, nulla. Immaginiamo qualcosa, tipo un altro Atronach, qualcosa del genere. Ah, ecco, infatti. Nemmeno il tempo di parlare. Ciao. Ottimo. E poi... bah, ho usato la chiave per aprire. Siamo tutti amichetti, ma manco per il cazzo. Dai, inizia a ballare con le manine. Su con le mani. Ok. Ma la volete smettere? Sono un argoniano, non mi fanno niente incantesimi di veleno. Ecco, già lo vedi, un anello rosso. Ma iniziamo da sopra. Ok, questo fa schifo. Anello del Warlock. 20... no! Sì, 22.000. Riflessione 10-20% e fortifica velocità 10-20 punti. Però quando usato, quindi niente, ce lo prendiamo insomma, ma... perché è unico. Ma non me lo terrei, ecco. Ecco qua. Vediamo qua cosa ci troviamo di utile. Del gran ma... così! Boom! Va bene, insomma, cioè me ne dai tre... certo che me li prendo. Risposta al porca puttana, che cazzo di libro. Distruzione e salita 84, ottimo. Fortifica mana. Sono di levitazione, certo che te la prendo. Guardia di fuoco, il ladro di sangue. Nye. Ok, non me l'aspettavo. Sincero, non me l'aspettavo che mettessero una cazzo di trappola su un vaso.
tutto che fa abbastanza cagare. Togli la trappola a questo vaso, che cosa strana. Quanto cazzo è forte questa trappola? O quanto noi siamo sfigati? Cuore saggio, maschera glaciale, vabbè, fa schifo, schifo, un po', schifo. Ma porca puttana, tutti... Scrigno dall'aspetto usato. Nemmeno usurato, usato. Ci sono proprio le impronte sopra. Ok. Ce l'abbiamo, non ci serve, peggio di peggio. Un gioco a cena. Già ce l'abbiamo. Ok, fatto tutto. Caverna piccola, veloce. Efficace, non manco per un cazzo, efficace. Però dai, vai, insomma, era una, è una cosa unica. Me lo ricordavo che c'era qualcosa di unico, però... Ripeto, niente di che, perché... Gli incantesimi su cui dovete giocare, o comunque crearvi equipaggiamenti, sono tutti quelli che hanno un effetto costante. Quelli che hanno un effetto lanciabile, per modo di dire, sono utilissimi, però... Tu immagini il combattimento... Devi, cioè, il combattimento deve essere premeditato. Cioè, ok, sto per andare ad attaccarlo, mi metto... Uso questo incantesimo, uso quest'altro. Ma nel mio caso, che non sono un mago puro, ma un mago guerriero, se mi attaccano io rispondo prima di spada, poi di incantesimo, o una via di mezzo. Non posso stare lì a dire, oh mio Dio, si sta avvicinando quello, uso l'incantesimo della mia arma. No. Se è l'effetto costante, invece è tre volte meglio. Fatto ciò, signori, continuo la mia esplorazione delle isolette. Rieccoci qui, signori. Allora, nel mentre siamo saliti al livello 34, e come sempre direi di andare su velocità, forza di volontà e agilità. E la nave Preludio dovrebbe essere teoricamente quella, anche perché non ne ho trovato un cazzo di nessun'altra in giro, quindi mi sembra almeno giusto trovarla. Allora, dai, vieni. Appena metti un piede in acqua, porca puttana. Tieni un tisti cazzo. Cioè, la flora... Cioè, più che la flora, la fauna marittima di tutta Tamriel è composta solo da sti cazzo di pesce macellaio. Porca puttana. È questa? Prelude, sì. Preludio. Allora. Scoma. Come sempre in ogni nave. I marinai sono dei cazzo di drogati di merda. Ma no, ma in che senso? Tu ora mi spieghi il senso che di entrare sei riuscito a entrare, quindi la porta l'hai aperta. L'hai chiusa, appena l'hai chiusa, incantesimo, serratura 40. Cioè, immagino uno entra qui senza grimaldelli. Deve per forza usare il teletrasporto. Sai che bestemmi. Wee, stiamo calmi. Pure il Murloc si è spaventato. Allora. Ratto di merda. Mi chiedo perché il ratto non abbia cominciato a sgranocchiare le ossa del servitore scheletrico. Magari qualche volta l'ha anche fatto. Scoma. Sto vedendo il peso di... No, cazzo, vuol dire che mi sono riempito di nuovo. Allora. Fiasca. Qui abbiamo zucchero di luna. Vuoto. Schifo. Dietro abbiamo delle monetine. 5 monetine, riempito d'aria compressa questo sacco. Però la mia avarizia mi porta a rubarmi anche queste piccole monetine. Quindi io che mi sto già per mettere l'incantesimo. Mi spiace. Ma sei andata persa tanto tempo fa, tanto da creare spiriti e scheletri, te come cazzo fai a essere ancora in carne ed ossa? Gli altri hanno qualche proprietà, non so, autoconservante del corpo. Due pezzi di scoma. Trappola. Wow, che grande ricompensa. Stivali due mere del volo. Meno male che la signorina c'è. Non ti preoccupare, puoi tenere la ricompensa. La cosa più di valore che abbiamo trovato è stata la cazzo della scoma. E non è di valore la scoma, ok? Fatto ciò, signori, direi che... Ah, ok, ma sì, che palle, pensavo che non mi aveva visto, scoperto la mappa, invece ho fatto, diciamo, zigzag. Sì, qui l'ho esplorato, era solo una base della sesta casata, niente di che. Qualche bestia corpus e qualche rompipalle in giro. Ora, direi
Che prima di tutto facciamo una tappa a trovare un personaggio un po' speciale, prima di ritornare direttamente a Vivek. Rieccoci qui, signori. Allora, siamo dietro le rovine da Edriche, sì, naniche, di Zanch, credo si pronunci. Zanch. Per intenderci, qui, letteralmente dietro, di lì proprio c'è l'entrata. Non ve lo fate vedere perché non era niente di che, erano 3-4 sale, senza nemmeno nulla di utile. E su quest'isolotto chi c'è? Un granchio del fango, sarebbe normale. Se non per il fatto che questo granchio del fango, uno, è amichevole, due, soffre di alcolismo. Come sono a secco? Come sono a secco? Nessuno può saperlo. Come sono a secco? Dannazione! Ah, salve! Sì, lei laggiù, Lash, fa un patto. Ho della roba. No, ho della roba. Molta. Qui. Vuoi vedere? Ora si toglie il guscio e mi fa vedere il cazzo. No, dai. Identità. E tu chi ti credi? Uff. Sono un granchio del fango. Granchio. Certo. Un granchio del fango. Sono io. Abbastanza certo. Sembro un granchio del fango, giusto? Devo esserlo. Sono io che parla, giusto? Quindi, devo essere un granchio del fango parlante. E vendo della roba, giusto? Quindi, devo essere un granchio del fango parlante che commercia. Sembra ragionevole, no? Ora, ditemi quello che volete, ma un granchio del fango che parla per me è irragionabile. Nonostante, tra l'altro, c'è un piccolo easter egg a Skyrim, perché a Skyrim lo ritroveremo. Morto, però, purtroppo. E la cosa comica è che io sono convintissimo che questo è un mago, presumibilmente Telvannia, la butto là, che sia un po' come Dama Terana, un po' andato di testa e si sia trasformato permanentemente in un granchio. E commercia roba! Scusate. Ora, il granchio del fango parlante che commercia. Sicuro? Che cosa ho detto? Ho balbettato cosa? Parlando. Granchio del fango. Mercante. Leggi le mie labbra. Non hai delle labbra, Cristo! Parti della bocca. Leggi il mio labiale. Qualcosa non va per il verso giusto, ma non importa. Uno dei tanti misteri della vita. Quindi, comprerai qualcosa o te ne starei qua seduto a parlare tutto il giorno? Come vedete, chiaramente, lui è una persona che si è trasformato in un granchio del fango. Compravendi. Come vedete, vende degli alcolici. Niente. Però la cosa bella, che ragazzo ne ha 10.000 e ripeto 10.000 di monete. Ed è tanta tanta roba. Infatti ora il ragazzone, ci infiliamo il bellissimo guanto, e non so per il culo si intende, e ecco, pure io coglione, ce l'avevo di fronte agli occhi. Usciamo il guantino. Guarda che carino. È orripilante in realtà. È proprio brutto. Ma poi è unico, guarda che figata, non avevo notato. Pensavo che era un semplice guanto costoso. Invece guardate che bei ornamenti. Cioè, proprio delle rune nordiche intorno. Proprio figo, non avrei pensato così. Comunque, proviamo a salvare prima, perché è fondamentale salvare. Ok. Già i primi bug, che bello. Comunque, ah, ecco, lui ci segue. È un po' schietto. Vabbè, ma questo è giusto per testare. Comunque questo qua me lo porto logicamente nella mia bellissima casa a Balistra. Sarà un bel parto portarselo. Però dobbiamo, per forza, purtroppo. Quindi, signori, fatto ciò, ci rivediamo a Vivek a consegnare questo cazzo di coso da Edrico. Rieccoci, signori. Siamo qui, hai trovato preludio? Certo. Le dai il wakizashi? Sì, è questo. Ecco, prendi questi 500 draghi come ricompensa per la tua ricerca. Wow, sono ricco. Ma quanto cazzo finisce di darci missioni, porca puttana? Io vorrei pure iniziare a costruire una roccaforte. I ladri sono entrati nei negozi qui a Vivek per 3 notti di fila. Ho bisogno che qualcuno che difenda il negozio di Ralen Tilvur.
Come ti ho detto, i ladri hanno fatto irruzione nel suo negozio per 3 notti consecutive e sospetto che questa notte tenteranno ancora. Il suo negozio è nella piazza del quartiere straniero a Vivek. Recati là e fai fuori qualunque ladro dovesse presentarsi. E va bene, sperando che questa è l'ultima missione, perché queste missioni nemmeno ci possono far salire di grado, effettivamente. Go on. Perché comunque sono missioni che ci devono fare molto prima, solo che noi siamo subito intralazzati con Crassus e siamo andati molto avanti nella gilda. Il problema è che noi dovremmo costruire una roccaforte, io voglio costruire la roccaforte mentre stiamo ancora a fare le missioni di questa qua. Quindi signori, fatto ciò, direi che ci rivediamo direttamente nel quartiere di Vivek. Rieccoci qui signori, quindi entriamo. Facciamo anche un bel salvataggio. Entriamo nel negozio di Relen. Mio Dio, sei imbarazzante così. Dai, fece. Un ottimo tempismo, fratello della casata. Il ladro è arrivato proprio prima di te. E tu hai il coraggio pure di identificarti come ladro. A warm welcome to you. Seriamente? Anello dei ladri. Ah. Che originalità. No. Rimani così, guardami negli occhi. Bravo ragazzo. Ah, l'ho pure sbloccata. L'avevo pure visitata, scommetto. Eh già. E boh, questa lanterna mi serve. E anche queste patatine qui. Fatto ciò, direi che ritorniamo di nuovo da quella rompipalle, sperando che questa è l'ultima missione che ci ha assegnato e non ci dà altre missioni del cazzo. Rieccoci qui, lei ci dice: grazie per aver portato per aver protetto Ralen. Prendi questi 1000 draghi come ricompensa da parte della casata Lalu. Yay. Hai altri affari? Come al solito ci sono degli affari qui a Vivek. Parla con Crassus Curius nella sua tenuta qui nel complesso a Lalu, o parla con Nileno Dorvain a Balmor. Che bello! Abbiamo finito le sue missioni. Era ora. Così ci possiamo anche concentrare nella costruzione della roccaforte. Ma prima di ciò andiamo a consegnare quella vecchia missione oramai al nostro amico a Telvos. Signori, dopo una vita, rieccoci qui e parliamo di Shishi. E dice: sono felice di sentirti dire che Faves è al sicuro. Forse questo preverrà la casata Redora dal prendere altre decisioni poco sagge. Vanderfell ha terre più che sufficienti per tutte e tre le casate. Ho preparato per te un bastone d'argento della guerra, un altro dono tradizionale della casata Telvanni. Wow, bastone da guerra d'argento che fa danni da fuoco, suppongo. No, non l'ho visto però. Ne credo, diciamo, ne sono abbastanza certo. Lavori, se vuoi diventare mago della casa Telvanni, devi avere qualcuno che ti rappresenti nella sala del consiglio Telvanni. Trovo un Telvanni promettente che possa diventare la tua bocca. Quindi da succhiatore diventiamo... No, la smetto. Avevo detto che la smettevo. Ho sentito di un promettente Telvanni di Balmora che vorrebbe essere la tua bocca, ma non so altro. Chiedi agli altri Telvanni se sanno di qualcuno che sarebbe d'accordo a diventare la tua bocca. Ok, andiamo a vedere questo promettente. Non ci voglio credere. Hai trovato chi sarà la tua bocca? No, devo ancora trovare una ragazza abbastanza appetibile e soprattutto che non si faccia tanti problemi con un bel essere squamoso che sono. La smetto. Aspetta. Fino a poi qualche video me lo censureranno, tipo per materiale pornografico. Comunque, a questo punto vi direi che sopra la torre di Telvos, vi rammento che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.